La peletta parti dal centro e ti muovi in una via che è questa, vicino ai locali. E questa è la via che ti porta poi all'acqua salata. E lì in fondo c'è il ristorante. È una via prettamente centrale, ma è come se fosse un carugio di pietra ligure, più o meno. Ecco Andrea, lo vedete lì? Questo è il ristorante. Sì, è nuvoloso ma si sta bene. Allora, questa è la via principale, la ruota principale che porta alla spiaggia. E che collega alla piazza. Qua c'è tutti i locali. La posada. Qua dove si fa la colazione la mattina e rimane proprio in una delle vie principali. Questa è la mia reception. Buongiorno. Adesso qua devono fare finire dei lavori e qua ci sono tutte le stanze e questa è la mia. Di giornata spettacolo di nuovo sole meraviglioso. Molto lindo. Esquenta o seu parto pra secar seu pranto. Aumenta o rádio, me dê a mão. Filosofia, poesia, me dizia minha avó. Antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu. Mesmo que se homem seja eu. Dove solitamente fanno surf. Immaginatevi qui tra 3 mesi, sta per arrivare il tramonto, prendete una caipirinha in tutti i baracchini che ci sono qua, che tutte le sere sono qua dall'ora del tramonto in poi, e scendete in spiaggia che ci vogliono esattamente 3 minuti dalla posada per godervi il tramonto, che in generale si vede qua sulla spiaggia, come per esempio stasera che non è rossissimo perché oggi è stata una giornata nuvolosa, oppure lo potete vedere là sulla duna. Oh, guarda che bassa marea che c'è oggi, impressionante. Io sono dal lato mare, guarda, impressionante, non ho mai visto una cosa così. Veramente bassa, 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 è tutto ritirato, io sono qua. Guarda, il Club Ventos è laggiù, ma guarda quanta spiaggia c'è. Vedere com'era l'acqua, ecco, oggi c'è bassa marea nel pomeriggio, quindi guarda,
vedi, sono tutti lì praticamente. L'acqua è calda, però riesci anche a fare il bagno normalmente, anche se cammini, però poi ti sdrai e fai il bagno. Tieni conto e guarda com'è bassa marea. C'è un po' di nuvole oggi. Da 10 giorni e questa sera volevo presentarvi il primo piatto. È carnevale, come potete vedere, e io sono già un po' abbronzata e stasera sono di nuovo al ristorante Acqua Salata, un ristorante di un amico italiano che si mangia molto bene. E tra le tante cose, stasera mangio una delle specialità tipiche di Jericho Acquara, che è Camarão Bagashi. Guardate. Io chiaramente ne ho fatto una versione senza lattosio, quindi un po' cambiata, però sicuramente è molto 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 buona, non mi resta che assaggiarla. La vittoria di Giuseppe al concorso di poesia, perché sono qua in Brasile, però faccio tanti auguri, tanti complimenti a Giuseppe, e bravo, e sono contenta che festeggiate tutti insieme anche con un extra pomeriggio dei soci. Sono virtualmente con voi, vi abbraccio e vi faccio vedere un pezzo del tramonto che sta scendendo adesso. Un abbraccio a tutti e passatevela bene questo 5 di marzo e ancora complimenti a Giuseppe, ciao! Post carnevale in totale relax, guarda qua che meraviglia, non c'è nessuno. Sono sotto la duna e spero di riuscire a vedere il tramonto quest'oggi, più che altro che ci sia, visto che se per adesso non piove. Sono ancora qua con le luci del tramonto alle mie spalle per dirvi che qua sta andando ancora tutto bene, ma probabilmente ci aspettiamo una chiusura imminente, quindi non mi resta altro che esortarvi a continuare a essere creativi e non dimenticatevi che, come si suol dire, andrà tutto bene, quindi a maggio si riprenderà tutto e ricordatevi di dipingere, di creare, perché ci saranno i dolci dipinti. Sfruttate questo periodo e vedrete che andrà veramente tutto bene. Un abbraccio dal Brasile, vi lascio ancora i colori del tramonto. Ristorante Villa Burger, è il 18 di marzo e stiamo aspettando ormai una questione di ore che tutto chiuderà anche qua a Jeri, quindi sono a mangiare le ultime specialità locali e mi sono concessa questa sera il cupin, che è la parte questa dell'animale, cosa che è difficile da trovare qua in Brasile, mentre qua lo facevano, quindi in queste ultime ore che mi separano da una quarantena probabilmente mangio ancora un po' di carne brasiliana, eccola qua. Non mi resta che assaggiare e sapervi dire. Centro di Jeri, nella rua principale. Siamo al 18 di marzo. E questo è ancora il movimento che c'è, anche se è già dimezzato rispetto al normale. E siamo tutti nell'attesa di capire se
ci sarà la tanto conclamata chiusura di tutto anche qui, e se quindi Jerry diventerà spettrale oppure no. Per ora, a parte le baracche sulla spiaggia che sono state tolte, quindi non si può bere la caipirinha all'ora del tramonto, per il resto tutto ancora funzionante. Qua da Jerry Mum per provare l'altra specialità tipica di Jerry, che è il camarão no coco verde, che è questo. Io ho provato a chiedere di non mettere il latte, non lo so, sinceramente dicono che c'è soltanto il latte di cocco, comunque proviamo, perché non si poteva andare via da Jerry senza non aver provato una delle grandi specialità del luogo. Quindi dopo camarão no abacaxi ci accingiamo a mangiare il camarão no cocco, accompagnato da questi, come sempre. Buon appetito! Avrò dovuto chiudere tutto il 22, invece è già tutto chiuso a Jerry da oggi, che è il 20, a parte chiaramente i supermercati, come da noi in Italia. Per il resto i ristoranti hanno deciso definitivamente di chiudere già con il 20. Infatti vedete com'è cambiato il centro, che solo due giorni pullulava di gente. Anche i negozi sono chiusi e tutti adesso stanno facendo servizio a domicilio attraverso WhatsApp. Secondo giorno di shutdown anche qua a Jericho Coara, ma cosa ho fatto? Mi sono vestita bene lo stesso, mi sono messa anche le scarpe col tacco, cosa che non mettevo da un mese e mezzo e non avrei potuto utilizzare, perché chiaramente qui a Jerry è un po' difficile. E così cosa ho fatto? Ho ordinato a delivery per farmelo portare direttamente qua dal ristorante Sapao, che è questo. Sapao tra l'altro vuol dire rospo, infatti sono in compagnia, quando lo potete vedere, di un rospo gigante e dei soliti gatti di famiglia. E così ho detto, vabbè, cosa fare, facciamoci portare tutto da delivery, così come stanno facendo qualche ristorante qua della zona, anche se credo che sarà per poco. Ho addobbato il tavolo qua nella posada e ho deciso di assaggiare un altro piatto brasiliano che non avevo mai assaggiato, che è la panelada con macaxeira fritta, che è questo, che non è altro che trippe di bue. Quindi ora non mi resta altro che assaggiare e sapervi dire ciao. So che questo è un momento difficile un po' per tutti noi, il mondo è in quasi completo lockdown, però la natura no, la natura continua a essere viva come prima. Tutto nasce, cresce, si muove, il sole scalda, la pioggia cade, c'è la neve. E come il sole che nasce, il sole tramonta anche, perciò volevo rendervi partecipi di questo. Perché lo so che molti di voi non sono fortunati come me e volevo condividerlo con voi. Per ricordarvi e ricordarmi e ricordarci quanta bellezza c'è comunque nel mondo, e forse impareremo di più a riconoscerla e apprezzarla dopo. Godetevi con me questo tramonto. E un abbraccio a tutti. Ed ecco qua la Jerry che ho conosciuto e ho amato io 13 anni fa. Niente ombrelloni, spiaggia deserta. Era così 13 anni fa. Poi si animava soltanto la sera al tramonto. Passeggiata lungo la spiaggia deserta con alle spalle le dune ed ecco Jerry da distante. Tutti pronti qua, viva! I miei amici gatti, gli unici che mi tengono compagnia. E ciao, ciao!
Eccomi qua, sicuramente una Pasqua differente da tutte le altre. Sono stata in spiaggia, faceva caldissimo, mi sono mangiata una bella açaí in solitudine. Adesso invece sono qua che mi mangerò il mio bollo salgado, che non è che mi è riuscito poi particolarmente bene, devo aver sbagliato qualcosa. Cosa dire, domani si parte e devo dire che è stata un'esperienza fuori dal comune, assolutamente non era l'esperienza che mi aspettavo. E beh, nessuno poteva immaginarsi una cosa del genere, e questo mi fa pensare di quanto la vita è spesso imprevedibile e quanto veramente ci riserva sorprese, a volte del tutto inaspettate. È stata comunque un'esperienza di vita, è una di quelle cose che racconterò da anziana quando dirò: io ai tempi del coronavirus l'ho passati in Brasile per 2 mesi. È veramente incredibile. Vi saluto e non so cos'altro dire. Buona Pasqua, ciao! Paola, è andato tutto bene per adesso, è la prima tappa del viaggio, anzi la seconda, e sono davanti a una piccagna perché voglio concludere questa esperienza brasiliana con una piccagna, anche perché non si sa quando riusciremo a mangiare ancora una piccagna. Incrociamo le dita che vada tutto bene e se va tutto bene, giovedì saremo a casa. Quindi ciao dal Brasile e grazie. Buon appetito. Canto tutto. Calcinha preta, volume 11. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Volume 11. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. O segredo.